Uomini e donne, puntata di oggi. Gemma, canta per Aldo. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne si è parlato a lungo di Gemma, che è stata, come sempre, bersaglio dell'ironia di Tina. Un altro protagonista è stato invece anche Luca, che è finito al centro di una forte polemica. Ecco i dettagli. La puntata di Uomini e donne si apre con un video riassuntivo di quello che è accaduto nelle ultime puntate. Viene poi mostrato un confessionale di Gemma, in cui la dama si dice al settimo cielo per aver vinto la sfilata. Si tratta della prima volta da quando ha iniziato a partecipare alla trasmissione e quindi racconta che aveva voglia di esultare e di ballare. La Galgani dice di aver notato, ovviamente, il disappunto di Tina. In studio, l'opinionista fa entrare la dama sulle note di una canzone scelta da lei e poi dice che è una persona che si accontenta di poco se è così gioiosa soltanto per aver vinto una sfilata. Si inizia poi a parlare di Aldo, che entra in studio con un regalo per Gemma. Il cavaliere racconta che ha sentito spesso telefonicamente Gemma e la Cipollari passa subito all'attacco, dicendo che c'è chiaramente disinteresse da parte della dama. Aldo va avanti con il racconto e rivela che, durante una delle loro telefonate, Gemma ha iniziato a cantargli Yetem. Lui si è sentito sedotto perché, secondo lui, è stato come se Gemma avesse sventolato un fazzoletto rosso davanti ad un toro. La Galgani resta molto sorpresa perché non se lo aspettava e spiega che le loro telefonate sono sempre state amichevoli. Lui le ha anche fatto sentire la voce dei suoi nipotini. Tina ironizza anche per questo. Aldo racconta di non aver aperto una porta con Gemma, bensì un portone. Maria De Filippi invita Gemma a cantare nuovamente Yetem in studio. La Galgani lo fa, ma Tina la prende in giro, dicendo che ha soltanto farfugliato qualcosa, sfruttando la base. La dama è anche disposta a cantare, senza base. In ogni caso, la questione finisce così, con la Galgani che conferma che, da parte sua, non è cambiato niente, malgrado gli improvvisi sentimenti da parte di Aldo. La Cipollari la sfotte ancora, dicendo che sicuramente non ha smosso nulla nel parterre maschile, cantando in quel modo. Si passa a Luca, che si siede al centro dello studio. Vengono mostrati alcuni commenti che Luca ha scritto sul conto di Angela su Instagram, in cui diceva che la dama non aveva più l'età per avere figli e dunque è stata una fortuna che abbia voluto chiudere la relazione. Angela li fa leggere in studio per far sapere a tutti pubblicamente chi è Luca, come ha fatto lui. Ovviamente la dama lo attacca, dice che, sicuramente, lui non ha mai provato interesse e lei non accetta di farsi calpestare in questo modo. Angela spiega di avere una dignità e di esserci rimasta male, anche perché, a seguito degli insulti di Luca, anche altre persone l'hanno attaccata sul web. Il cavaliere dice di aver scritto d'impeto, senza riflettere, e di non aver fatto nulla di male, ma viene ripreso anche da Isabella. Finisce così la puntata di oggi. Voi, che cosa ne pensate? Credete che tra Gemma e Aldo possa nascere qualcosa in futuro? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.